infatti. Qualcuno ha detto scrocchiamo le docce e scrocchiamo anche un allenamento in parziale. Stamattina col ghiaccio sulla macchina. Sono le 5. Prossimo step che dobbiamo cercare di superare, gate, perché abbiamo dei bagagli che chiaramente non sono dei mini bagagli a mano, sono proprio dei bagagli da 23 kg da mettere in stiva e noi ce li abbiamo sulle spalle. Serena ha avuto qualche problemino con con il bagaglio. Cioè il mio 850 kg di bagaglio 7 metri per 8 è passato, il suo che è più piccolo no. Allora ne ho operato la Maltiera 5088 con destinazione all'aeroporto di Lisbona. Si è aperto, miracolo. Prima colazione a Lisbona. Oggi proviamo questi che dovrebbero essere abbastanza tipici. Cappuccino. Serena ha fatto un po' l'americanata. L'americanata. E buon appetito. Guarda che mettono due bustine di zucchero di base. Fate cacare. Io faccio parte di questa cultura. Tornate ai mercatini di Natale per pranzare con queste sorte di quiche empanadas tradizionali del Portogallo e queste piccole bites di formaggio invece brasiliane e la sangria spagnola, giro d'Europa. Esatto. E non solo. Multicultural. Questa sorta di piccola quiche alle verdure. Sin cin. Buono. Sono proprio le verdurine. Oh. Dice in fondo a destra? Sì, solitamente è qui che poi vengono ritrovati i corpi. Mi sento proprio tranquilla dove buttano il cadavere. Che sarà anche il nostro dormitorio per questi 4 giorni. Io non ho mai guidato un furgone e lo stiamo facendo in Portogallo per la prima volta. È una paura, vi giuro. Lei si sta cagando sotto. Infatti io gli ho chiesto anche se ma farcela. Poi vi faremo ovviamente il tour del van. Proviamo a mettere in moto. Dove andiamo? Io direi intanto facciamoci un giretto qua. Dove si esce? You are ready to go. Ok. Have fun. Thank you. Bye bye. Facciamo già le prime fiancate. Aprimi che siamo pronte. Suonali un po'. Siamo pronti. Abbiamo fatto i nostri primi 50 euro di benzina. Anzi diesel. Fatti io. Difficilissimo. E ora via per il parcheggio. Questo è dove dormiremo questa notte. Ci sono altri van, ci fa stare più tranquille. Adesso ci sistemiamo e andiamo a fare un giro a Lisbona. E
hamburger vegetariano con burger di lenticchie e ceci, maionese e ovviamente le patatolle che andiamo a immergere qua dentro. Grazie del passaggio monopattino. E si torna al van. Torno a Lisbona. Che tempo di... Signori, questo è il look. Look della nomade digitale. A parte gli scherzi, vi farò poi nei prossimi giorni il tour del nostro van che vedete proprio qui. Serena è già partita perché questa mattina aveva una call molto presto, quindi adesso la raggiungiamo in un baretto che abbiamo individuato dove si può lavorare, che sembra davvero top, dove possiamo fare colazione e persino pranzare. Quindi chiudo il van e la raggiungo in monopattino. Tra l'altro abbiamo qua l'imbarazzo della scelta tra monopattini e bici, ma io sceglierò lui. All'alba delle 14:30 abbiamo finito di lavorare, ci siamo trovati in questo piccolo localino dove fanno dei wrap. 6,50 euro un wrap più un centrifugato. Top. E poi puoi avere anche una serena molto antipatica per 6,50 euro. Buono. Buono. Ed è anche uscito il sole. Questo è il wrap. Adesso lo andiamo ad assaggiare. Dopo 4 ore di lavoro era quello che serviva. Capite il disagio? Qui, anche qui, anche lì, e qui, è proprio il regno per le amanti delle to-do list e delle agendine. Il negozio è alle 8. Qualcuno ha detto scrocchiamo le docce e scrocchiamo anche un allenamento in palestra? Palestra l'abbiamo fatta, la doccia che era la cosa più importante l'abbiamo fatta, adesso mi sa che andiamo a mangiare perché si è fatta una certa e stiamo morendo di fame. Il menù di questa sera offre insalata di quinoa con tofu e questa bruschetta con verdure e varie cose, tutto vegetariano. Anche Serena devo dire che non si tratta male con la sua zuppa di pomodori e tartare di tonno. Assaggiamo questa bruschettina non bruschettata. Dolcettino tipico al rosso d'uovo e cocco. No, non c'è di uovo. Full protein. Cioè, se la vedeste così in metro, cioè io farei attenzione alla mia borsetta se ti incontrassi. Posso fare vedere anche gli strati sotto? Vai, facciamo allora, vedere gli strati. Kiwi, poi abbiamo giacca pelosa per nessunissimo motivo, rubata da chissà quale cassonetto. Poi maglia termica di un colore improbabile. Devo dire, ok. Sotto altra maglia termica. E ringraziate che mi sono messa sopra la maglietta a maniche corte, perché quello era... Tocco finale, perché non ci facciamo mancare niente. Un po' di maranza anche a Lisbona. Buongiorno, è martedì mattina, call finite per questa mattina, adesso andiamo a fare colazione e a scroccare il cesso. Assorbentino che non ci va, non fa mai male. Il mood comunque rimane sempre lo stesso. Io voglio una colazione così tutte le mattine a casa mia. Per
favore, cappuccino con latte di avena e croissant con uova strapazzate. Lo stai mandando a Luca questo video? No, è per YouTube. Però mandaglielo. Glielo mando. Tornate al van, adesso ci mettiamo però in marcia. Oggi finalmente ci spostiamo direzione nord, andiamo a vedere le onde più alte del mondo. Sono le onde più alte del mondo, andiamo a vedere. Oggi tira un po' di vento, il tempo non è dei migliori, ma meno male, per fortuna, così riusciamo a vedere il mare bello mosso, agitato, incazzoso. Non vorrei mai ritrovarmi lì in mezzo. Prima volta in camper, prima volta che lo guido. Sono pronta per andare al McDonald's. E anche oggi alla ricerca di un posto dove fare smart working. E l'unico posto qui a Nazaré d'inverno, perché probabilmente questo è un posto principalmente estivo, è al McDonald's. Quindi mi sa che una porzione di patatine, comunque sono le due, anzi sono le 3:15 e non abbiamo pranzato. Classico patatine. Credo sia vegetariano. Lo proviamo subito. E vabbè, oggi va così. Il panino era buono. Internet andava veloce. Adesso direzione Penish. Facciamo un giretto e dormiremo in un posto spettacolare. Adesso lo vediamo. Ancora 40 minuti di strada e siamo arrivati a Penish. Siamo palesemente in una zona a traffico limitato. Non si può. Insomma, non si può. Scusate, permesso. Volete essere presi sopra? O sotto? O sotto? Ah, oh. Che bel cimitero! È questo! Eccolo il nostro parcheggio! Ma come si entra? Come qua entra? Qua? Non lo so! Che bel ingresso! Sembra l'ingresso a piedi, Magari non è l'ingresso! Abbiamo trovato uno spazio per la notte! Direi che questo posto non è affatto male per passarci la notte. La mia cena di questa sera: lasagne vegane e bruschette, olio, sale, speziette buonissime. Serena si sta a sgragnare una bella insalata. Siamo qui in questo baretto molto carino. E il Portogallo si sta rivelando una vera e propria chicca per tutto ciò che è vegano. Ci piace. Ci sono dentro spinaci, zucca, verdurine varie. Non male. Oh. Benvenuti nella mia casa. MTV Cribs. Questo è l'ingresso. Questa è la spazzatura. Fine. Grazie per essere stati con noi. E buona giornata. E noi ci vediamo direttamente domani. Prepariamoci ad affrontare questa nuova giornata di sole. È messa la crema solare. Madonna, raga, qua ustioni di quarto grado oggi, E voilà, chiudi, mo se morda tutto. Ah! Ah! Piove! Il nostro coworking è a tipo due passi. Ci siamo spostate ieri perché davanti al mare tirava davvero un vento fortissimo. Quindi abbiamo deciso di spostarci, avvicinarci al coworking, anche perché stamattina era previsto il diluvio e quindi farsi un quarto d'ora di strada a piedi sotto il diluvio, anche no. Questa mattina abbiamo delle call molto molto importanti per un progetto che stiamo seguendo io e Serena, quindi faremo queste call insieme.
Come vedete è uscito un po' di sole, non posso gridare perché ci troviamo all'interno di un coworking e adesso vi faccio un tour di questo posto perché davvero merita tantissimo. Siamo a Penish, come sempre, e questo è un luogo che secondo me dovrebbe assolutamente trasferirsi a Milano perché renderebbe tantissimo. Allora, innanzitutto c'è lei. Ciao, patatino. Ciao, buongiorno. Ciao. Iniziamo il tour. Qui ci sono degli appendiabiti fatti con listelli di legno. Questi listelli si possono utilizzare perché questa prima parte è interamente dedicata al mondo bricolage. C'è davvero di tutto, tutto quello che vi potete immaginare, attrezzi, cavi, davvero di tutto. C'è anche uno spazio dedicato allo shopping vintage, piantine un po' messe ovunque, quindi questa è l'area bricolage. C'è addirittura un attrezzo del genere, un sacco di libri. Lì c'è la cucina e si ha anche la possibilità di scaldare del cibo, preparare del cibo, ci sono un po' di cose messe a disposizione, mentre da questo lato qui c'è tutta la parte dedicata al co-working, ci sono scrivanie comprese ovunque, monitor, computer messi a disposizione, posti in cui appunto rilassarsi magari davanti al fuoco se comincia a far freddo. Ci sono addirittura delle softball per sedersi e stare comodi, un posto dedicato alla lettura, libri, qui c'è una serena che sta lavorando e qui c'è un po' lo spazio dedicato alle riunioni con un enorme tabellone dove appunto dare spazio alla propria creatività. Altri libri, la scritta Penish, davvero un posto super approvato e che devo dire a Milano forse manca, potrebbe essere un'idea. Per pranzo ci siamo fermati in questo ristorantino proprio tipico, ci sono pochissimi tavoli, la cucina in vista e qui servono principalmente pesce e carne, quindi mi sa che oggi vado di filetto di pesce, magari con un po' di riso, un po' di insalata, vediamo. Riso al pomodoro, insalata, cioè è una tanica di vino da 500 ml tipo minimo. Salute alla nostra vacanza in Portogallo. Vacanza, insomma, avrete capito da questo video che proprio vacanza non è. Assaggiamo il pesce. È buonissimo. Assaggiamo anche il riso. Buono, che gli devo dire? Siamo al ristorante O Farol a Penish, consigliato. Mi hanno portato il caffè. Peccato che ho ancora tipo mezzo litro di vino da finire. Caffè corretto col vino o vino corretto col caffè? Volete sapere quanto abbiamo speso per tutto quello che abbiamo mangiato? Faccio un recap. Una zuppa, un'insalata, due piatti di pesce fritto, due praticamente porzioni di riso al pomodoro, due calici di vino che sembravano due damigiane, due acque, due caffè, più immagino il coperto, 23 euro in tutto, non a testa, in tutto. Finalmente con un po' di sole riusciamo davvero a vedere un po' di cose intorno a noi, siamo vicine praticamente alla spiaggia e si apre una distesa di mucche, le mucche! Dopo questo bellissimo sunset lover noi ce ne torniamo a Lisbona per l'ultima notte, in modo che domani mattina saremo super vicine per rendere questo van che ci ha accompagnato in questi 4 giorni di van life, lavoro e scoperta del Portogallo, un posto in cui non ero mai stata ma che decisamente devo tornare perché uno lo devo vedere senza pioggia e due la devo vedere di più. Per l'ultima cena qui a Lisbona ci stiamo trattando bene con polpette vegetariane, insalata con pomodoro secco e cipolline, patatine fritte, verdurine grigliate e una bellissima e sexissima questo è il mood, insomma, di tutto il viaggio. Sono curiosissima di assaggiare queste polpettine. Sono molto buone.
Assaggiamo anche questa insalata che non si sono neanche presi la briga di tagliare. Che vuol dire? Perché ridi? Mi è venuta la pausa perché... Pagato 11 euro e qualcosa per questa cena. Non avevamo moltissima fame, ma devo dire che siamo abbastanza sazi. Io poi ho finito le patatolle di Serena, ovviamente. Adesso ci dirigiamo al van per la nostra ultima notte. Quindi ci vediamo direttamente domani. La smetti di fare la clown? Ma buongiorno, oggi ultimo giorno qui a Lisbona, alle 11:30 dobbiamo andare a riportare il camper dove lo abbiamo noleggiato. Adesso stiamo andando a fare colazione, questo è il mio outfit della giornata. Come vedete, molto simile agli altri giorni, anche perché non ci siamo potute portare tantissima roba. Uno, perché il camper è piccolino e quindi non abbiamo un armadio da poter riempire, e due, perché abbiamo viaggiato con il bagaglio a mano e quindi soltanto uno zaino. Detto questo, andiamo a fare colazione nello stesso bar in cui siamo andati a fare colazione l'altro giorno. Che vento! Con le uova strapazzate, con il croissant. Cambia anche questa mattina, cornettino con le uova strapazzate, questa volta un chai tea latte con latte di avena. E una Serena sempre più esaurita. Ciao piccolo Vanoji, sei stato molto carino. Magari prima o poi qualcuno di voi noleggerà lo stesso van. Chi lo sa, ricordatevi, Vanoji è il suo nome. Non gli cambiate nome perché sennò ci offende. Siamo al Mac Café dell'aeroporto di Lisbona e stiamo per mangiare. Io mi sono presa una insalata di quinoa con falafel e hummus e una zuppa di cavolfiori. Assaggiamo questo falafel. Molto buono. Stiamo per prendere l'aereo e quindi ultima merendina, pastel, denata, signori. Che buono in culo. Facciamo cheers. Facciamo cheers. Grazie, amo. Cheers. Mi sto godendo questo momento. Godiamocelo. Abbiamo iniziato questo viaggio con il pastel e lo finiamo con il pastel. Ottimo.